Hey Cooch, benvenuti in questo nuovo video, sono AndraLink91 ed oggi siamo nell'episodio finale di Platinum Extreme. Dopo un estenuante allenamento di oltre 12 ore, ho finalmente la squadra al livello che desideravo. Quindi andiamo a vedere i componenti e i loro livelli per questa prova alla Lega. Ovviamente in grafica voi vedete anche Dusknoir che, appunto, ricordo, nello scorso video ho trovato addirittura due Terror Panni, uno dei quali non so perché avevo lasciato lì nella Pokéball da tempo immemore, dall'inizio del gioco, e un altro che ho trovato così a caso vicino agli alberi. Non so cosa dovesse esserci lì, ma a quanto pare con la randomizer c'è Terror Panno. Quindi abbiamo Duce all'85, Simiano tutti all'85, tranne Dusknoir che sta nel box, il Saidogna sta nel box perché appunto mi serve qualcuno per arrivare alla Lega. Non ricordo se ci sono spaccaroccia, forza o altre cose da usare, però Surf ce l'ha solo il mio Bibarel, la mia slave, quindi non posso fare altrimenti. Potrei farla, potrei insegnarla a Donato, ma chi c'ha voglia. Una cosa interessante è che non ho affrontato nessun allenatore, non mi sono neanche avvicinato alla Lega. Questo perché all'inizio della serie mi ero segnato su un taccuino, avevo dedicato 6 pagine ai Pokémon della squadra che avevo intenzione di prendere. Ovviamente man mano che li catturavo, che mi decidevo a prendere un certo Pokémon, aggiungevo il nome a bordo della pagina, in alto, all'angolino, poi scrivevo tutti quanti gli avversari che quel Pokémon affrontava. E alla fine ho fatto la somma di tutte quante le EV che davano quei Pokémon, e con la randomizer, ragazzi, danno EV, la spread è davvero assurda, e le EV che mancavano, perché a quanto pare mi mancavano ancora delle EV da assegnare, durante i vari allenamenti le assegnavo a delle statistiche in particolare. Il problema è solo uno, che non so per quale motivo a un paio di Pokémon, tanto per cambiare, Donato e Duce, ho assegnato delle EV in difesa speciale. Perfetto, siamo pronti? Entriamo allora. E infatti guarda un po', serve Scalaroccia. La strada, sinceramente, faccio fatica a ricordarla. Guarda un po', Spaccaroccia e forza ci vuole. Sapevo io. A questo punto ci siamo. Sì, effetto del repellente, grazie. Ed eccoci fuori dalla via Vittoria. Oh ragazzi, che eccitazione. Il pinnacolo degli allenatori. Anche questo dice la stessa cosa? Sì, il pinnacolo degli allenatori. Pinnacolo, ovvero la vetta più alta. Oppure il programma di editing che andava forte 10 anni fa. Oh, attenzione, ora dovrebbe venire il nostro amico Johnny Joestar, che non è un Joestar, però l'ho detto all'inizio della serie. Anche si chiama Johnny Joestar, non è un Joestar. Punto. Ora Johnny, io vorrei provare a curarmi Pokémon. Ok, posso farlo. Strano, non vuole interrompermi. Però la Lega più facile, eccolo, sapevo io, è stata, cioè la Lega, la via Vittoria più facile è stata quella di Oro e Argento, perché non c'era nessuno. Era totalmente vuota. Strano ma vero. Ecco Johnny, aspetta, non andare senza di me. Hai intenzione di sfidare la Lega Pokémon, vero? Questo è un altro dei motivi per cui sono qui. Vediamo con una lotta chi tiene due più all'altezza di questa sfida. Quindi se un povero bambino andava lì a parlare con quello perché andava troppo avanti, anche per sbaglio, non per forza a parlare con quel tipo lì, Johnny arrivava e lo massacrava ancora di più di quanto non fosse, quindi doveva rifare tutta la via Vittoria perché chissà quale centro Pokémon sarà curato. La squadra è salito solo Duce perché ho praticamente combattuto solo con lui, qualcosina Infernape e una lotta a Scizor, ma nulla di che, anche una Gliscor. Però alla fine nulla di che. E comunque sia brutto colpo, mi fai proprio imbestialire perché gli avversari fanno sempre brutto colpo con tecniche che non possono fare brutto colpo facilmente. Che poi Machop, o meglio, Machok e Machamp sono Pokémon interessanti perché hanno nullo difesa. E questa abilità è interessante da usare su Pokémon Smeraldo quando fai il Parcolotta. Dai, sbrighiamoci, che c'ho da fare, su. Devo andare a sfidare la Lega Pokémon, dai. E boom. Shottato anche Gastrodon.
Dovrebbe avere Torterra? Zigzagoon. Io ho ammesso che l'avversario si teneva il Pokémon starter. Ma a quanto pare no. Immagino di non essere pronto per la Lega Pokémon se perdo contro di te. Accidenti, ma stai in guardia, diventerà più forte e arriverò anch'io alla Lega Pokémon. Vedrai che diventerò il campione e sarai più forte di tutti gli allenatori. Link, non farti battere da nessuno prima di perdere contro di me. Vediamo. Fammi confermare che hai le carte in regola per sfidare la Lega Pokémon. Dunque, esaminiamo un po' le medaglie raccolte nella regione di Sinnoh. La medaglia Carbone, la medaglia Bosco, la medaglia Vestigia, la medaglia Ciottolo, la medaglia Acquitrino, la medaglia Cava, la medaglia Ghiacciolo e la medaglia Faro di Arenipoli. Bene, bene. Grandioso! Allenatore, hai proprio raccolto tutte le medaglie della regione di Sinnoh. Mostra la forza che ti ha condotto fin qui e aspira alla gloria. Grazie, potevo salvare. Non l'ho fatto. Salverò qui. Ah, Coleottero. Mi piacerebbe molto. Ciao, ti do il benvenuto alla Lega Pokémon. Io sono Aaron di Super 4. Felice di vederti. Oh, devi sapere che sono molto appassionato dei Pokémon Coleottero. I Pokémon Coleottero sono inquieti, ma sono belli allo stesso tempo. Vuoi sapere perché accetto le sfide degli allenatori in questo posto? È perché voglio diventare perfetto. Proprio come i miei Pokémon Coleottero. Ok, sfidiamoci! Joe piglia mosche. Contro Link, allenatore. Allenatore di Pokémon! Direi dunque di cominciare con Fulmindenti, cercando anche di mordicchiarlo ben benino per paralizzarlo, cosa che non accadrà mai. Però intanto uno ci prova, può sognare. Una persona può sognare. Ma Scintilla basterà mandarlo giù, perché dovrei fargli più della metà. No, gli ho fatto più della metà con Fulmin. No, forse preciso, boh, non si capisce bene, ragazzi, quando è gialla. In genere quando è gialla è metà. È più della metà o metà precisa. Lì mi sembrava appena appena più della metà. Però abbiamo un Plazole, lo confrontiamo contro Smirnoff, che è tipo volante terra, quindi non riceve danno da attacchi elettrici. Gli danzo in faccia, guarda, ti faccio la danza della spada in faccia. Magari con la spada anche colpiscilo, decapitalo, non si sa mai. Fa agilità. Furbino. È furbino. A questo punto notte sferza. Congiura. O può colpirmi. Oppure, no, non lo so, staffetta per davvero. Ma non lo so, vediamo un po' se riusciamo a mandarlo KO. Critica. Niente critico. Niente colpo critico. Smirnoff ha fatto tutto da solo. A questo punto lui manda Suicune e noi mandiamo in campo ancora il Duce, che con attacchi elettrici lo distruggerà in pochi secondi. È un Pokémon leggendario, ma ha pur sempre dei punti deboli. Nessun Pokémon è senza debolezze, specialmente ora col tipo folletto. Ora, beh, insomma, è 6 anni che è entrato il tipo folletto, quindi. Idropompa fa male. Se me ne fa un'altra, mi manda al creatore. Ok. Bacco. Potrei mandare Infernape per fargli zuffa e provare a mandarlo KO? Potrei. Il problema è solo uno: se non lo mando KO e lui connette idropompa, ciao Simian. Proviamo. Wow, di poco. Allora, visto che ancora non l'ha fatto, connetti idropompa. Wow. O questo turno lo attacco direttamente o gli danzo. Sono lentissimo. Lo attacco direttamente. Con Forbice X gli faccio un bel danno, credo, anche senza danza spada. Però mi sa che sono più lento, quindi vorrei evitare, voglio proprio farlo fuori. Potrei revitalizzare Duce. Cavoli. Revitalizzo. Perché non so neanche se prende un... non so neanche se prende un idropompa su Edward, però... Non lo so, 20 in coda, io l'avrei attaccato veramente, però
Pensavo che attaccasse con idropompe, invece ha fatto vento in coda, fatto. Mi ha fatto sprecare... Oh, l'ho presa! L'ha presa alla grande! Cavolo, però, più della metà mi ha fatto. Allora, aspetta. Allora, aspetta. Facciamo così. Devo avere più fiducia nei miei Pokémon. Devo averne molta di più, l'ho allenati apposta. So bene quali sono i loro punti deboli, ma non mi aspettavo che prendesse un idropompa che ha mandato KO Simian. Voglio dire, ok che è debole all'acqua, però... Simian? Vento in coda ti è durato pochino, amico mio. Due turni? Tre? Quanti ne è durato? Attivato, uno, due. Pochino, eh. E Fulmin Denti che lo finisce. Ancora vento in coda, non attacca, perfetto. Ragazzi, questa sta arrivando nelle nostre mani. La vittoria, senti come fluttua nelle mie mani. Eccolo, è andato Suicune, un Pokémon pericoloso comunque sia da avere contro. L'ho usato anche in competitivo tanti anni fa ed è davvero davvero forte. Bisogna stare molto attenti. Seidonia è lì che si dimena, che vuole uscire dalla Pokéball a combattere, ma arriverà il suo momento. Stia calmo, signor Seidonia. Non faccia cose avventate. Gelo pugno su Bagon e il penultimo Pokémon se ne andrà, però è più veloce con Drago Artigli e non fa nulla, perfetto. Che poi quali artigli ha che ha delle manine rotonde? Non ha neanche i pollici, non ha neanche un artiglio, neanche un... Non ha nulla. Ah, ma il tuo non è shiny, mentre il mio sì. Meglio, il mio era shiny, adesso è un Dusk Noir shiny. Che l'ho messo in grafica e sembra grigio. In realtà è un blu leggero leggero, un azzurrino leggero. Mentre Dusk Noir è più sul giallo. È tendente al giallo, quindi c'è la differenza, anche se non si vede. Ok, un'altra cascata e ci porta alla vittoria contro il primo Super 4. Ed è andato. Ora riconosco la sconfitta. Ma credo che tu sia qui per vedere la grandezza di un Pokémon coleottero. Spero che tu abbia capito cosa ti aspetta dalla Lega Pokémon. La lotta è un processo complicato, sì, non ho letto bene perché andava troppo veloce. Ho perso con il più bello e più forte dei Pokémon coleottero. Se ci hai sconfitto è per colpa mia perché non sono abbastanza bravo. Devo tornare ad allenarmi. Sentirete di nuovo parlare di me. Purtroppo ho sbagliato. Ad ogni modo, prendi la prossima porta. Tre allenatori ti aspettano. Sono tutti più forti di me. Oh, bene! Più o meno. Abbiamo lo specialista, o meglio, la specialista del tipo terra, Terry. Revitalizziamo i caduti in battaglia che torneranno presto più smaglianti di prima. Vai. Bene, bene. Sei un allenatore adorabile e tosto allo stesso tempo. Io sono Terry. Preferisco i Pokémon di tipo terra. Chi l'avrebbe mai detto? Perché non mi mostri cosa hai imparato? Anche se... vedere un tipo roccia alla Lega non mi dispiacerebbe. Che bel tipo terra. Il famosissimo Milotic Pokémon Terra. Si evolve quando si spalma troppo fango addosso. Andiamo con Fuoco Fatuo per... Acquanello. Guarda un po', ha fatto proprio l'attacco opposito, salvaguardia per salvarsi dal fuoco fatuo. Quale mente, quale predict. Idropompa che dovrebbe scalfire giusto la superficie. Quasi 60 danni, insomma, non sono proprio la superficie, eh. Ok, un altro... No, perché con Acquanello recupera. Dannato Milotic. Vabbè, però, allora... Seidonia! Lei è già impegnato! Non si distragga! Non si distragga, che dopo Chiara gliela fa pagare! Idropompa! È andato! Non capisce più niente! È innamorato, sì, vabbè. Però io ho un'arma segreta. Forse non curerà attrazione perché ci vuole uno strumento apposito. Ma posso ricaricare il mio Seidognino. Ricarica totale. Sei anche shiny. Fatti valere. Fai vedere di che pasta sei fatto.
Probabilmente sei intangibile visto che sei uno spettro, però tu fagliela vedere comunque di che pasta sei fatto. Salvaguardia, ti pareva? Dai, supera l'innamoramento. Yeah! Pugno d'ombra! In the face! Ora, ha fatto tre idropompa. Ne ha ancora due a disposizione. No, ho pressione io. Quindi la finite. Allora io manderei il duce. Prenderà un piccolo danno da cosa, non lo so. Che attacco fa? Non può fare attrazione perché se la prende in quel posto, a meno che duce non abbia gusti particolari. Però, insomma, è femmina anche lei, quindi non funziona. Scintilla. Fulmin denti può fallire e non me la voglio rischiare. Siamo alla Lega Pokémon, bisogna fare attacchi precisi che vadano sempre a segno. E Scintilla è uno di quelli. Con Drifloon in campo non ho assolutamente paura. Scarica è più che sufficiente visto che è tipo volante. Voglio evitare che mi colpisca a scoppio e quindi scarica. È un attacco speciale, non fa contatto con il nemico. Una morte assicurata, Drifloon. Yeah! E scoppio se lo prende Terry perché io non mi sono minimamente avvicinato. Manderà Fortress in campo, non c'è problema, abbiamo Simian con fuoco carica, 4 volte il danno e via Fortress. Guarda là. Oh yeah! Ragazzi, stiamo andando proprio alla grande. Swalot. La tattica sarebbe questa, danza spada con Edward e poi notte spersa. Non è un Pokémon facile da mandare giù. E sta all'83. Capite che già inizia a essere dura, eh? Già dal prossimo i livelli saranno superiori ai nostri. Ma non ci demoralizziamo. Con la baccona si riprende. Non gli ho fatto brutto colpo. Se gli avessi fatto brutto colpo sarebbe andato KO. Ring out, strizzata. Ti preghissimo. Wow! Wow! Oh! Ma che succede? Sta andando benissimo. Ludicolo! Abbiamo ridicolo. Ma io manderei il duce, che comunque sia il duce sa il fatto suo e fa danni a destra e a sinistra. Più della metà, poco più della metà. Perfetto. È paralizzato e non ci tocca minimamente. Non credere di aver vinto, ragazzi, questa sfida è andata. È stata perfetta. No, è andata. È stata perfetta. E Duce sale all'87, ragazzi. Il Pokémon più forte di livello che ho. Beh, devo dire che mi ha colpito. La tua squadra di Pokémon ha creduto in te e ti ha fatto vincere. Perciò, anche se ho perso, non riesco a non sorridere stupidamente. E beh, sei proprio in gamba. Mi piace come tutti i Pokémon lavorate insieme per la vittoria. È questo che ti rende forte. Credo che tu possa raggiungere il tuo obiettivo. Speriamo. Sarebbe bello però se per ogni piano aggiungessero un... cioè meglio, per ogni allenatore aggiungessero un piano qui, no? Per far capire insomma che stai andando sempre più verso la vetta. Ok. Lui in teoria sarebbe tipo fuoco. Perfetto. Continuiamo con lui. Ehi, allenatore! Non vedevo l'ora che arrivassi. Ho sentito da Corrado quello che hai fatto da Renipoli. Sei riuscito a riaccendere una fiamma nel cuore di quel tipo. È chiaro che non stessi più nella pelle di vederti lottare. Con me avrai a che fare con i Pokémon di tipo fuoco. Fa vedere a Vulcano quanto brucia il tuo animo. Joe. Piglia Mosca anche lui. Che poi lui e Corrado sono fratelli, se non sbaglio. Drowsy! Mi va di lusso, Drowsy! Mi va di lusso! Poi da scremare Shiny. Quindi, pugno d'ombra! Basterà un semplice pugno d'ombra a mandare Drowsy KO? L'ho allenato un pochino in attacco, con lui proprio ho fatto una spread perfetta. Mi sembra di averlo già detto all'inizio del video, ho fatto una spread bulk per farlo bulky, ma ad hoc proprio. Ah, Ipno! O Ipno, che dir si voglia. Ragazzi, già due Pokémon psico, eh? Pre-evoluzione ed evoluzione, o stadio base ed evoluzione, come volete. Assurdo. Anche se devo dire che Ipno è un po' pauroso come Pokémon.
Avrei più paura di Hypno che di Hit, io, eh. Ma Hit di adesso, non di Hit del passato. Hit del passato è qualcosa di... troppo pauroso. Quello davvero faceva paura davvero. Anche se oggi con gli effetti speciali che abbiamo... Beh, insomma, quel Hit con quello di... con gli effetti speciali di oggi sarebbe il top. E Hypno anche se ne va. Elekid, cambiamo Pokémon con Elekid, mandiamo Smirnoff. Ragazzi, per il momento tutti i Pokémon sono scesi in campo. Si stanno dando un grande affare, insomma. Danzella. Wow! Paras. Perché? Tossina? Beh, sono tipo terra, non può farmi male. Spora, sonnifero, paralisi, crescita. Non hanno correlazione tra di loro. Notte sferza. Vediamo un po' quanto gli fa. Shotato! Sono più veloce? Ti prego, dimmi che sono più veloce. Grande, gli faccio anche un bel dannino. Non troppo perché è resistente, però con due danza spada, insomma, il suo dannetto l'ha fatto. Mandiamo Saidogna. Probabilmente farà un attacco fisico lui. Tipo lotta, voglio dire, non fisico. Viso truce. Fuoco fatto. Non vedo... Perché? Te lo becchi tu. Stridio non è buono, Stridio non è buono. Ah, però... A questo punto, al Machamp, fuoco fatuo, ancora viso truce. Non può toccarmi, effettivamente. Non può toccarmi, allora. Ah, ancora la ricarica. Mannaggia a me. Perché mannaggia a me? Mannaggia a lui! Ha finito viso truce e ha fatto dinami pugno. Ma, ehi, non mi colpirei mai. Incredibile, ho perso. Non vi ho sottovalutati. Ma non pensavo che avreste vinto. Non mi è mai passato per la testa. Tu e la tua squadra di Pokémon siete fortissimi. Grazie. Bruciato e ridotto in cenere. Che grandi risate. Vediamo un po' chi era il quarto e ultimo. Oh, l'ho specializzato in tipo psico. Ragazzi, non mi ha toccato. Cominciamo con Smirnoff stavolta. Ah, arrivi giusto in tempo. Ho appena finito di leggere un libro, sai? Permettimi di presentarmi. Io sono Luciano. Uso i Pokémon di tipo psico. Devo dire che hai già mostrato di essere eccezionale giungendo fin qui. Si dice che io sia più forte dei Super 4. Penso di dover dimostrare di essere all'altezza di questa fama lottando contro di te. Anche avessi Pokémon di tipo psico, Wayne, andrebbe male. Perché? Perché ho molte tecniche di tipo buio. Però lei non è tipo psico, lei ha Sidra, che contro Smirnoff va malissimo. Molto male, molto 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 male. Metterei Donato per reggere una probabile idropompa. Drago Danza. Ah, però è pericoloso, è pericoloso, è pericoloso. Drago Pulsar, forse è una tecnica di tipo acqua. Però mi permetta di dirle una cosa. Drago Danza, Drago Pulsar non si mescolano bene. Che vera in punto, perché? Un'altra danzella? Forse pensa che Dragospiro non ha fatto male perché... Perché non lo so. Perché forse non si è reso conto che è speciale e non fisico? Attenzione però. Non ora, brutto colpo! Non ora! Però cala la difesa! Però cala la difesa! Brutto colpo? Dovevi farlo dopo! Ti attaccava, faceva Dragodanza o Dragospiro o che so io. Gli cade la difesa! Sciotto, sciotto, sciotto! Con il prossimo è andato, però se mi fa un attacco potente... E missa idropompa! Ma non credo sarebbe comunque andato KO data la resistenza al tipo acqua. E ora... Boom! Giù, anche Sidra. Bellossom. Ora Ossimian. Potevo fare gelo pugno, sì, ma... Sta in fin di vita. Visto? Wow. 80 punti salute. Ok. Manda il Lumise. Facciamo ancora fuoco carica.
Ora manda qui lava. E io mando, non lo so, Duce? Potevo mandare Smirnoff, Danzella e poi Notte Sferza? Ha un bel lanciafiamme, ok, ok. Saidogna non potevo fargli nulla a parte Furtivo Ombra e Pugno d'Ombra. E Fuoco Fatuo è fuoco, quindi niente. Rivincita, se faceva un attacco lui, ma dipende se è più veloce. Ok, visto che si è ripreso con la baccona, io andrei di scarica. Ha ricaricato totalmente il suo Pokémans. Per un soffio, e vai, bene. Se non sbaglio solo un Pokémon ora. Scorupi! Oh, perché sto ridendo? E cosa dovrei fare adesso? Che ne so, non sei mai arrivato fino a questo punto nella lotta? Che allenatore sei? Aia, Sgranocchio! Aio! Ma sei pazzo? Tu sei matto! Lasciatelo dire! Aio, fa male! Che bit cringe, eh? Furtivo Ombra mette fine a questa lotta! E Andre Link vince anche, o meglio, Link, perché il giocatore è Link. Certo, non si tratta solo di fortuna se si viene sconfitti, non l'ho letto perché è troppo veloce, ovviamente. Questi vanno da soli i testi. Dicevo, Link pone fine alla lotta e i Super 4 sono andati. Mancherebbe solo il campione. Non significa che tu abbia finito con la Lega Pokémon, c'è ancora il campione. Ti avviso, il campione è molto più forte di Super 4. Ora continua, varca la porta che ti condurrà all'ultima lotta. E prima ricarico, Chi mettiamo davanti? Ambrabaccio, Ciccocco, Treccivette sul comodo che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore chiamalo Ambrabaccio, Ciccocco. Saidogna. Tieniti pronto, Saidogna, che tocca a te. Pronti? Questa musica al piano. Quanto è bella sta musica, ragazzi. Questa è una hostia delle migliori. Ok, se tu hai solo schizzo, te la prendi in quel posto. Quanto suona male, quanto. Ok, ok, calma. Ok, tipo normale, posso solo fargli rivincita. O cambiare Pokémon, in questo caso. Cambio Pokémon e metto Simian, perché lui fa schizzo. Mi copia. Fuoco Fatuo. E io con Zuffa lo finisco! Schizzo ha un solo PS, ha un solo PP, voglio dire. Boh. Mewtwo! Cosa? Ok, ok, ragioniamo un attimo. Se mandassi Edward con Forbice X gli farei male. E lui con Psichico mi farebbe poco perché sono acciaio. Però potrebbe, ha sicuramente ripresa. Mandiamo Saidogna che ha Pugno d'Ombra. Non mi manda KO mai con uno Psichico, non ce la fa. È impossibile. Ok. Ti prego resisti, ti prego. Oh! Quanto gli facciamo? Oh! Mi ha tolto 100 punti, mi ha tolto. Oh, lo ritira! Anche Metina al 90. A Sgranocchio sicuramente. A Sgranocchio sicuramente. Ok, devo ragionare un attimo. Ok, ho in mente una cosa. Se fa Sgranocchio, mi fa poco danno.
A quel punto io andrei con Zuffa. Divieto, meglio ancora. Se io ora vado con Zuffa, lei sicuramente cambia Pokémon e manda Mewtwo. Quindi me la rischio con fuoco ca... Merma. Ah, maledetta. Io ho letto il computer e il computer ha letto me. Però intanto se la prendo in quel posto perché va KO. Yeah. Rimando Saidogna, voglio fargli fuoco fatuo. Pugno d'ombra gli ha fatto metà vita, ok? Quasi metà vita. Ora, se me la gioco bene, fuoco fatuo gli toglie poco. Gli toglie quel tanto che basta io per fargli furtivombra e mandarlo KO. Vediamo. No, di poco forse non ce la fa fuoco fatuo. Vediamo. No! Accidenti! Ah, riandiamo con fuoco fatuo ancora, dai. Dai ragazzi che ce l'abbiamo. Dai che ce l'abbiamo! Però vedevi, se attaccavo con furtivombra, con pugno d'ombra, voglio dire, era fatta. Però non potevo rischiare. Ma dai! Puzza fa bubù. No, questa volta furtivombra ce la fa. Ok, perfetto. Stavolta ce la fa. Magari non lo manda KO, ma col fuoco sì. Perfetto invece, vedi? Ragazzi, dai che è fatta, dai che manca poco, su. Stiamo per arrivare alla vetta. Meganium, non c'è problema. Mandiamo Simian. Contro Meganium, fuoco carica, ciao. Chansey? Meno male che non è Blissey. Se era Blissone era peggio. 93. L'ho detto che stava a 93 massimo. Io ho detto 96, ma era 93. Infatti è quello che mi aspettavo. Ok, potrebbe comunque sia essere difficile, perché ha tanti punti salute Chansey. Blissey non ne parliamo, che ha 714, mi sembra. È forte in difesa speciale. In difesa è scarsa, ma si allena PS e difesa si allena. In genere. Una volta. Ora neanche si gioca più in VGC. Io proprio me la prendo tranquillamente. Non ricordo l'ultima volta che qualcuno mi ha messo all'angolo in questo modo. Sai quanti ti ci vorrebbero mettere all'angolo? Ad ogni modo. Ok, finiamola qui. Ivysaur se ne va a quel paese grazie a fuoco carica. E bye. Oh yes ragazzi. È andata. Hai avuto la meglio su Mallory, campione. Solo pochi minuti fa tu eri uno dei tanti sfidanti che volevano affrontarci. E ora sei l'allenatore più forte. Sei il nostro nuovo campione. Finisce Pokémon Platino Extreme! Semplicemente eccezionale. Una lotta a dir poco straordinaria. Hai dato ai tuoi Pokémon l'aiuto necessario per fargli usare al meglio la loro forza. E li hai guidati con sicurezza verso una vittoria certa. Hai due qualità fondamentali, passione e capacità strategica. Tu e i tuoi Pokémon insieme potete superare qualsiasi sfida che si presenti sulla vostra strada. Questa è l'impressione che ho avuto dalle nostre lotte. Sono felice di partecipare all'incoronazione del nuovo campione della regione di Sinnoh. Prendi l'ascensore, ti raggiungo. Non mi ha mandato KO neanche un Pokémon, mi sembra. Quindi, alla grande. Bel pavimento che rispecchia. La stanza più avanti è la sala d'onore. Scusi, lei? Link, la tua ultima lotta è stata splendida. Oh, salve, professor Rowan. Wow, una persona così giovane a cui ho affidato il Pokédex per il progetto è arrivata fino a questo punto. Non potevo non venire ad assistere a questo momento di gloria. Link, d'ora in poi non dirò più che sei giovane. Dirò solo che sei un vero campione. Professore, le piace vedere con quanto entusiasmo i giovani partecipano alle sue ricerche, vero? Link, da questa parte, per favore. Professor Rowan, la prego, si unisca a noi. Con molto piacere, mia cara. È passato molto tempo dall'ultima volta che sono entrato qui.
L'ultima volta che è venuto qui è stato quando io sono diventato campione, cioè parecchio tempo fa. Link, eccoti finalmente nella sala d'onore. I vostri nomi verranno registrati qui per i posteri. Stai per lasciare i ricordi delle avventure che hai vissuto finora. È giunta l'ora di imprimere i nomi, il tuo e quello dei tuoi Pokémon. Ricorda che i tuoi Pokémon sono dei compagni cresciuti insieme a te nel corso di molte lotte difficili. Questa macchina registrerà in modo permanente i vostri successi. Ce l'abbiamo fatta. Proprio lui il primo. Doveva essere lui, ma... Ed eccomi. 69 ore, mamma mia.